Mancano 500 metri, vediamo dove vivono i nostri amici, sarà questa casa a sinistra di sicuro. Quando lui deve incontrare qualcuno, qualche amico, che hanno anche cani, se hanno cani ancora di più, vero? Sì, sì, ma è funzionato soprattutto per il cane. Anche, anche se lo vedrete in futuro questo video, Emanuele ed Ermanno. Guardate quante... Ah, Ermanno, abbiamo ritrovato. Eccoci qua. Ed Emanuela. Eccoci qua. E Lunes, che è contentissima di vederci. È un treno. Ma è ancora... È più grande davvero. C'ha la schiena così. Perché non cammina. Cosa vuoi? Con lui così, handicappato. Non riesco a portarlo fuori. Casa dei nostri amici. Casa dei nostri amici, questa è la loro TV. Piccolina. Com'è? C'è caldo? Senti qua. Dai, che caldo! Perché sennò lui non so, ma domani ti insegna a buttarci con te. Domani ti insegna. Sì, sì. Ecco, Ale. Siamo quasi a disagio, troppo ospitali, troppo gentili. E poi non viviamo in una casa da più di un anno, quindi ci sembra un po' tutto strano. Comunque, adesso è quasi l'ora di cena. Questa è la tavola che hanno preparato. Ci siamo appena fatti la doccia, non so se ve l'ho già detto. Adesso vi faccio vedere il bagno privato di Manuel. Le nostre camere, i nostri bagni sono uno, l'altro bagno che ci hanno messo a disposizione è questo, due, con doccia, una camera da letto e l'altra camera da letto con un lettino per dado. Qua invece c'è la camera di Ermanno ed Emanuela, una bella camera da letto, e poi il bagnetto di Emanuela, ve lo voglio far vedere perché mi ha fatto ridere, è un appartamento, e due gradini, due lavabi, una bellissima vasca idromassaggio, televisore, perché ha detto che quando si fa l'idromassaggio vuole guardare magari qualcosa, mega doccia, e qui dietro un altro spazio, che ridere, enorme, gigantesco, bellissimo, sembra il bagno del nostro camper, se non fosse per la vasca idromassaggio. La cucina di Emanuela e di Ermanno. Aspetta che accendiamo le luci, carissimo, no? Se no dicono, sono poveri sti qua. Non credo. Quello no. Sono poveri, non c'erano neanche soldi per accendere le luci. Sì, questi sono tutti di viaggi fatti, di sicuro. Sì. Quasi tutti, qualcheduno no. Qualcuno ha regalato. Qualcheduno ha regalato. Sì, Bali è regalato. Vabbè, in Bali. La Giamaica no, l'abbiamo fatta. La Romania è regalato. Il Brasile è regalato. Tutti gli altri credo che siano nostri, sì. E questa ce la mangiamo domani a cena, probabilmente, ha detto Emanuele ed Ermanno, la stanno scongelando. Allora posso metterli. Oggi invece ci mangiamo di buono. Zucchine e cipolle ripiene. Cipolle mai fatte in questo modo, ma le zucchine sempre viste. Le zucchine sì, anche mia madre. Guarda, Liguri. Facciamo cipolla, zucchine. Lunes è la lavanderia. Domani ne approfittiamo, ci facciamo anche una bella lavatrice che abbiamo un bel bustone. Così state bene, vero? Eccoci qua. Rilassati. Ti ha detto dato.
ci fermavamo. Siamo a 50 km da Almeria, ma Ermanno ci fa assaggiare un ottimo nebbiolo d'Alba. Poi sono diventati... Il reimpasta me lo fanno loro che hanno l'attrezzatura. Le nocciole sono una seconda coppa di gelato oggi e poi basta per... non per altro. È buonissimo, ma mamma mia. Mi sono pesata adesso, peso 84 kg. Buongiorno a tutti amici. Prima notte in un appartamento dopo un anno e 8 mesi. Beh, devo ammettere che ho dormito bene. Fuori il tempo è cazzo. Dopo un tempo pessimo. E meno male che siamo vicini al deserto di Almeria. Adesso andiamo a vedere questi monelli. Là, là chi c'è, la contenta Beppe. Contenta. Ciao Beppe. Ciao. Ciao. Grande. Ciao. L'ho fatta di faccia a mattina. Il Davide è già lavato. Allora, passa da una parte all'altra. Oh, c'è che grande che sei, aiuto. Giornata pessima, nuvolosissimo, freddo, pioggia, tutto. Che palle. Che palle. Buongiorno. Qui è tutto operativo. Buongiorno Ermanno. Ragazzi, si prepara la colazione. 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 Lui è pericoloso. Grande com'è, un salto. E più? Vuoi un tazzone per il parmesano? Sì, andato. Attento, sì. Adesso vi faccio vedere varie collezioni di Emanuela. Questa ad esempio, vabbè, qualche macchina fotografica. Questo è troppo i figo. Telefoni. Questo è stato il primo telefono di Ermanno. Guardate il telefono, questo si metteva a tracolla. Guardate che grande. Con la sua cornetta, con i tasti. E questo si metteva a tracolla, incredibile, enorme, ero convinto fosse per una macchina, quindi si poggiava, invece tutti i telefonini vecchi, quelli che abbiamo usato anche noi, forse questo ce l'ho anche avuto, sì, questo forse ce l'ho avuto anche io. Però una cosa bellissima che ho visto sono queste proprio belle. Macchine da scrivere d'epoca, guardate questa, da qui, questo mi ha detto che faceva parte dell'agenzia delle entrate, questa dell'agenzia delle entrate, altre macchine da scrivere, e poi ho visto anche qui dietro cosa c'era, collezione di scarpe, di scarpine, che è troppo carina. Vediamo qua. Di qua c'è la scarpe case. Aspetta, qua c'è il telaio alla luce. Qua scarpine. Oh, la sveglia che suona. Scarpe. Scarpe. Che carine queste scarpettine. Lina, non posso volare senza linea. KLM 64, codice 68. Emanuela molto contenta perché aveva due cuochi oggi in cucina. Davvero, grazie! Ma abbiamo fatto le melanzane fritte e poi con aglio e aceto. Emanuela ha tirato fuori invece un ragù fatto da lei. Adesso ci facciamo degli fusilli. Si va a visitare qualcosa, vediamo Ermanno dove ci porta.
parcheggiato lì. Uscita secondaria. Oggi è una bellissima giornata. Così prende un po' di aria il Mercedes. Se no fa le ragnatele. Ecco qui. Guardate che bello. Questo è comodo, eh? Un salotto. Mercedes di 40 anni. Una volta le facevo, adesso i Mercedes nuovi, quelli sono tutti piccoli dentro. Faro di Cabo de Gata, ragazzi. Parcheggio per camper. Ventosissimo, peccato. Sarebbe anche bello lì giù, qua ciottoli e pietre, ma lì giù una bella spiaggia. Ma entra proprio tanto vento, impossibile questi parcheggi. Alla guida del Mercedes. Dove stai andando? Questa è la strada che continua dal faro e proseguendo si arriverebbe nuovamente a San José, dove abitano Ermanno, e quindi continuando la strada, ma l'hanno chiusa, è stata interrotta perché la Guardia Civile, la polizia locale non riusciva a controllare il traffico di droga, a controllare le due uscite, quindi l'ha chiusa da una parte proprio per poter controllare meglio i traffici. Dietro, ragazzi, praticamente c'è Monsur e dietro c'è Playa dello Genovese. C'è un leggero venticello, ragazzi. Attenzione. Venticello. Leggero. Qua ragazzi invece hanno girato delle scene del film Per un pugno di dollari. Vedi lì dove c'è con le palme, dove legavano i cavalli. Questa merda del poi. L'unico posticino aperto per poter tapeare a San José. Vi faccio vedere al volo questa spiaggetta nel paese e dove hanno la gelateria Ermanno ed Emanuela a San José. Praticamente lì dietro ci sono le spiagge di Genovese, Mosul, che sono meravigliose. La spiaggia dei Genovesi, chiamata così perché vennero i Genovesi, sbarcarono proprio in quella spiaggia per liberare la Spagna questa zona dall'insediamento arabo. Salute Cin, salute. Con lui non brindiamo, eh? Non brindo con gente che beve analcolico. Buttarla fuori, eh? Senza alcol. No. Che calma. Sì, questo è il film. Maiale. Questo che cos'è? Una salsa di salmone. No, no. È una salsa di pomodoro, uova sode, aglio, olio. Abbiamo chiamato e invitato Ermanno ed Emanuela, dopo che ne ho parlato l'hanno voluto qua con noi perché è uno in gamba anche Davide, e quindi è venuto a trovarci e passa un paio di giorni anche con noi, anche lui con noi. Adesso sta entrando col suo mobile vetta falco. Grande Davide! Grande Davi! Grande, sono contento che sei venuto. Super vicini! Non pensavo di essere così vicino. Bello! Grande, dai che ci beviamo un limoncello, andiamo dentro. Ciao, io voglio entrare in piscina che ci sono 200 gradi, è chiusa. Che bello. Aiuto. La piscina è chiusa, si sta bene qua. Questa è troppo bella.
Bella, illuminata, eh? Bellissima, tutta illuminata. Ma domattina mettiamo loro che ci sono la pulita, la qualità. E così ci facciamo un bagno anche noi. Il covo degli italiani in Almeria. Ciao! Il raduno degli italiani in Almeria. Italia, bye bye! Bye bye! Buongiorno a tutti amici, il secondo giorno a casa di Emanuele Germano, è l'ora della colazione. Sto scaldando, spremuta. Compostable. Ci ospitano, però là vi mettono a pulire, eh. Vi mettono a lavorare tutto il giorno. Lavora, siamo, lavora. Maria Luisa. Questa è a marinare da ieri a pranzo. La pierna del cordero. Abbiamo acceso già il forno, nel frattempo un paio di broccoli per il polpettone, mettiamo un po' di broccoli, qui abbiamo anche porcini, lo chiudiamo, lo arrotoliamo, la cucina procede bene. Qui cosa c'è? Qui dentro? Qui dentro c'è il cosciotto preparato con tutti i gusti, tutto quello che ti viene in mente. Tutti i gusti, poi. Quindi spezie. Gusti le, spezie. Cioè io ci metto sale, pepe, erbe, un trito di erbe aromatiche, poi olio, ci ho fatto delle iniezioni di aglio, vedi dove ci sono i tagli, c'è aglio. Sì. Ci ho fatto delle iniezioni di aglio e poi il rorato di vino. Ok. Vino rosso. Uno o due giorni di maceratura. Un giorno, una notte. Una notte. Io l'ho messo ieri fuori dal frigo, okay. Una notte a macerare. Ok. Adesso, forno 250 gradi, tanto si prepara l'olio, friggiamo le patate. Ah, patate fritte che poi vanno messe dopo, dentro, alla fine per l'ultimo. Fine, quando hanno la adesso crosticina. Fa mezz'ora a 250 gradi da una parte, poi lo giriamo, altra mezz'ora a 250 gradi, poi abbasso il forno a 180 e cuoce ancora un'ora a 180. Okay. Basta. Fine della trasmissione. Gli ultimi 10 minuti ci buttiamo le patate. Okay, così succhiano, fritte. Succhiano il sugo. È un ristorante questo. Ah? Ma poi a me piace cucinare in compagnia. Sì. Ecco, cucinare da sola non mi piace. In compagnia sì. Infatti quando vengono Mauro e Simone. Mauro, Ermanno e Simone. Rosmarino, pezzetto di rosmarino nell'olio per profumare. E io e Mauro, adesso si va a fare un bel bagnetto in piscina. Sotto non mi posso inquadrare perché le mutande sono qui, evidentemente non ce le ho. Che caldo!